Ce l'abbiamo fatta! La legge elettorale ha superato il voto segreto. Abbiamo votato il Rosatellum. È perfetta! Qui dentro c'è mezzo Porcellum, battuto prima col Mattarellum, e uno spicchio da Iellum, mi raccomando, eh! Ma come, perché le leggi le chiamiamo in latino? Se no si capisce che abbiamo la quinta elementarum. Ma stai scherzando? Questa legge l'abbiamo fatta per gli italiani. Anche perché è facile da capire. Guarda, te la spiego, è facile. Guarda, è meglio che leggo, perché è facile, però se la leggo è meglio. Guarda. È un mix tra maggioritario e proporzionale, con un 64% di listini plurinominali e il 36% di collegi uninominali, con una soglia di sbarramento al 3% per la Camera e al Senato. Se no, Alfano, chi lo sentiva? No, ma è facile. E del 10% per le liste. E con una combinata di cannone, fante e cavallo, tu mi vai a prendere 10 grammatini che ti puoi giocare per conquistare il Madagascar. È semplice, no? Questa legge è inattaccabile. No, il Porcellum era incostituzionale. Anche l'Italicum, il Rosatellum è pulita. Anche perché non l'abbiamo capita noi, figura di giudici. L'abbiamo fatta per gli italiani. Ti faccio un esempio, guarda. Con questa legge, se tu vai a votare Ciccio Panza, perché ti piace, ok? Però non vuoi che il tuo voto vada al partito Uniti per la Poltrona, se il partito appoggia Ciccio Panza, te tapi inter culo. Però se vai a votare il partito Uniti per la Poltrona e non vuoi che il tuo voto vada a Ciccio Panza, te tapi sempre inter culo. L'abbiamo fatta per gli italiani. Ma certo, perché l'italiano dice che vuole scegliere, ma in realtà dentro di sé vuole che qualcuno scelga per lui. Sennò da mo che era sceso in piazza, no? Infatti questa legge era più giusta che la chiamavamo a pecorellum proprio. Chi ha votato questa legge? Tutti i partiti che hanno le stesse idee politiche. Alternativa Popolare, la Lega, il PD e Forza Italia. L'abbiamo fatta per gli italiani, che hanno la poltrona a Montecitorio. Perché non sono italiani quelli?